benedizione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, l'agro è pronto a ripartire. Il punto principale è fare rete, incanalare progetti che siano comuni, che possano essere un volano per l'intero comprensorio. Dall'incontro con il governatore si è capita l'importanza di creare un sistema che sia di unione e di collaborazione, ma sono venute fuori anche le singole esigenze dei comuni, portate dai sindaci. E si va dall'emergenza ambientale alla viabilità, dalla sanità all'urbanistica. Tutte tematiche presentate singolarmente a De Luca, al di là della visione d'insieme. Volendo pensare al proprio comune, San Marzano sul Sarno, che urgenza ha? Beh, San Marzano io credo che, come tutti i comprensori dell'agro, ha un'urgenza particolare, che è quella legata alla viabilità e al trasporto. Effettivamente l'idea di creare e di mettere su una metropolitana in grado di come dire, racchiudere quello che è il cerchio dell'agro per quanto riguarda i trasporti è un'iniziativa che godrà sicuramente del plauso di tutti i cittadini dell'agro. Ha fatto un excursus delle grandi opere che intendiamo organizzare insieme al comprensorio, quindi parliamo del rilancio della sanità con l'eccellenza del polo oncologico, e lui l'ha riconfermato. Ha dato un'altra priorità importante, quella lì che riguarda le aree mercatali, quindi la riqualificazione del mercato ortofrutticolo di Pagani insieme a quelli degli altri comuni. Questi sono i cardini importanti per il rilancio dello sviluppo economico dell'agroceno sarnese, insieme a quella che poi è l'idea fondamentale anche di portare persone nella nostra terra attraverso lo sviluppo, attraverso il turismo. Noi abbiamo una serie di progetti che abbiamo già predisposto al momento sotto forma di idee e schede, alcuni sono in uno stato più avanzato e il primo, quello che riteniamo essere prioritario in questo momento, visto che si avvicina la chiusura dei lavori, è quello di realizzare un luogo pubblico, un parco, uno spazio attrezzato all'altezza dello svincolo della 268 con l'autostrada 3. È uno spazio che altrimenti sarebbe un luogo destinato a chissà quali altri usi non idonei. Insieme al sindaco di Sant'Antonio Abate, perché sono due comuni che rappresentano due province, abbiamo interessato la regione. Questa sera abbiamo consegnato anche al presidente una serie di altre idee che intendiamo poter realizzare con i fondi comunitari. Io penso che il problema principale è quello ambientale, quindi questione di bonifica del grande fiume Sarno, problema di completamento del progetto di bonifica del fiume con le rifognari, le infrastrutture. Poi c'è la questione mobilità, trasporti, ma intesa anche come miglioramento della viabilità all'interno dell'agro. C'è un progetto che facemmo negli anni passati come accordi di reciprocità che potrebbe essere finanziato, e poi c'è la questione importantissima della metropolitana dell'agro che il Presidente ha ribadito, questione delle aree industriali, quindi la possibilità di sviluppo, di lavoro. Questi sono gli obiettivi sui quali dobbiamo puntare per presentare progetti anche di, come dire, area più vasta rispetto al territorio comunale, perché il governatore vuole finanziare grosse opere, qualcosa che dal punto di vista infrastrutturale possa poi cambiare il volto dell'agroceno sarnese. E fare accoglienza, tanti milioni di turisti, l'ha detto anche De Luca, ma abbiamo poche infrastrutture. Un sindaco non può far fronte alle richieste oggi del turista che arriva a Pompei, sia turista archeologico che religioso. Ed ecco appunto il nostro autobus che non dobbiamo perdere in questo momento, di finanziamenti che sono fondamentali. La mia presenza nella valle dell'Agro Nocerino Sarnese è fondamentale. Domani andiamo a deliberare per un distretto turistico che vedrà Pompei capofila insieme a tanti altri comuni dell'agro, una grande amicizia col presidente Canfora della provincia di Salerno e in modo particolare con altre città amiche come Nocera Superiore, Cava, insieme abbatteremo i confini. Io sono nel napoletano, ma adesso dobbiamo guardare ai nostri territori che devono essere riqualificati.